l'obiettivo che io vorrei proporvi è proprio quello di andare a vedere quali sono i comportamenti che generalmente predispongono gli incidenti stradali, ma voi come me, oddio, come una volta lo ero, siete dei motociclisti esperti, ho visto, quindi sapete bene quali sono le problematiche e quali sono i pericoli che ci sono sulle strade. Io invece mi vorrei soffermare poi come vi dovrete comportare qualora voi siate in qualche modo attori protagonisti sulla scena per allertare il 118, comunque il servizio di emergenza, e come dovervi comportare qualora chi è dietro al telefono, dietro una cuffia, vi dia delle indicazioni per poter fare delle manovre che sono delle manovre di base. Di fatto dovete fare molta attenzione, lo vedremo, a quello che dovete fare, ma i primi sul posto siete voi e le manovre corrette, seppur di base, le fate voi, e quindi magari non andate ad aggravare magari una situazione facendo delle manovre che non sono precise. I comportamenti sbagliati li conoscete, insomma, l'eccesso di velocità, io non ho voluto mettere le percentuali perché sono inquietanti, però l'eccesso di velocità, l'uso di alcol, l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti è chiaro che compromettono la sicurezza e l'attenzione sulla guida, e quindi sono proprio delle situazioni che predispongono all'incidente stradale. E l'abuso di farmaci, intendo abuso di psicofarmaci, perché ci sono delle persone che utilizzano dei farmaci proprio perché sono in qualche modo alterano la capacità relazionale, magari alcuni sono anche degli eccitanti e quindi fanno uso di questi farmaci. Uno invece dove vorrei mettere un po' l'attenzione è che il 6% degli incidenti in moto, da cui poi scaturisce la morte, sono dovuti all'utilizzo improprio del casco, ovvero chi non lo allaccia bene, chi porta dei caschi che non sono omologati, che non sono ben agganciati sul sottomento. Quando si toglie il casco, purtroppo, anche se la caduta in moto spesso non è grave, però se il casco non è ben allacciato e si batte la testa, gli esiti, oltre alla morte, gli esiti invalidanti sono veramente molto gravi, nel senso che uno può rimanere con delle invalidità cognitivo-relazionali molto serie. E lo stesso vale per se non si indossano in modo adeguato gli abiti di sicurezza che tutti noi motociclisti siamo ormai abituati ad usare: protezione rachide, protezione dei gomiti, le spalle, ginocchiere, stivaletti, e i caschi, che devono essere, sottolineo, perché a noi capita spesso di andare a prendere delle persone che di fatto dal punto di vista osteoarticolare periferico non hanno grandi problemi o comunque dei traumi risolvibili, però hanno un problema centrale veramente molto serio, e intendo centrale per la cabina, dico io, di regia, la testa. La maggior parte degli infortuni mortali riguardano gli uomini, perché statisticamente sono quelli che portano di più la moto, anche se negli ultimi anni le donne stanno prendendo vigore e se ne vedono molti in giro. Sono molto bravi a portare la moto, la mia ex per esempio porta la moto molto più grossa della mia e la porta veramente molto bene. Dobbiamo ricordarci che, come vi dicevo prima, i traumi prevalentemente da cadute in moto riguardano il tronco e gli arti. Tronco intendo coste, contusioni polmonari, fegato, reni, milza che spesso si rompe, la vescica come è capitato a me, e arti, quindi braccia e gambe. Roba che stranamente, di quello che si può pensare, noi motociclisti no, siamo sempre pronti a... Sono caduto in moto perché il nonno mi ha attraversato la strada, non ha rispettato lo stop, c'era la signora che si stava truccando in macchina o il ragazzino con il cellulare, non ha fatto attenzione. Invece no, statisticamente gli incidenti mortali o gravi sono dovuti proprio a uscita autonoma di strada, cioè quindi qualcuno è uscito di strada da solo. La moto che vedete lì è la mia e io non sono morto chiaramente perché sono qua, però io lì ho fatto un fuoripista, nel senso che era estate, un bello curvone libero dove tu dici adesso faccio una bella piega e vado, e invece no, in piena piega c'era del gran turco per terra e del gasolio,
probabilmente persi da un camion, un trattore, ok, e io sono andato via liscio. Ho impattato prima in un cordolo e poi sono andato a fare gol sulla rete che si vede lì dietro, andando a sbattere anche sul platene che c'era lì dietro. E lì mi sono fatto uno dei tre incidenti che ho fatto, questo è stato il più grave. Mi sono rotto 6 costole, contusioni polmonari, dislocazione della vescica, rene, contusione epatica, ematoma pretocanterico, insomma. Quindi mi sono fatto male tanto e mi sono fatto male da solo. Quindi voglio dire, davvero bisogna fare attenzione in strada, e chi porta la moto come voi sa che quando la moto tende a portarti, cerchiamo di abbassare un po' la manopola dell'acceleratore, insomma, non dico di tirare il freno a mano perché con la macchina non c'entra, però facciamo attenzione. Andiamo ora in quello che è più quello che vi ho detto fino ad ora, insomma, sono cose che conoscete anche voi e non vi ho dato grandi novità. Però vorrei soffermarmi invece quando siete voi che vi trovate per qualche motivo a soccorrere qualcuno, semplicemente siete degli astanti, o capita qualcuno del vostro gruppo di moto. Quando succede un incidente, prima di tutto bisogna contare fino a 10, si respira, si rimane calmi e si fa o l'118 o il 112, dipende dalla regione dove siamo. Regione Veneto, continuiamo a persistere sul 118, quindi il 118 è linea dedicata. Mentre per esempio regioni come il Friuli, Venezia Giulia, la Lombardia e il Trentino, bisogna fare il 112. Cambia niente, nel senso che i telefonini, a parte il fatto che adesso i telefonini di nuova generazione, quando tu componi un numero di emergenza di 3 cifre, devia già sul 112, in regione Veneto poi il 112 ce lo gira a noi, in altre regioni invece si fa il 112 e risponde proprio, perché è il numero unico dell'emergenza, quindi... Cosa che dovete fare? Ciao. I suoi cani che attraversa la strada. Quello che dovete fare, prego, vai. Si fa prima 112 oppure? Si fa il 118. Sì. Alcuni telefoni, se tu fai il 118, fa comunque il 112. I nuovi telefoni di nuova concezione, sì. Altrimenti 118 o 112, quello che viene prima, però un numero di 3 cifre cade nel servizio di emergenza, che sia 113 o 112 o 118, no, 117, però tutto poi viene switchato da noi, nel senso che chi risponde al telefono, se è un poliziotto, se è un carabiniere che dice sì, è successo un incidente, a loro addirittura quando sentono che è un incidente, almeno io parlo per Regione Veneto e nello specifico la provincia di Venezia, che è quella che gestiamo noi come servizio di emergenza, non gliene frega neanche di andare nell'incidente, ma te lo gira perché danno per scontato che hanno bisogno di soccorso. E spesso succede, per non dire sempre, noi poi li richiamiamo e diciamo scusate, ma noi stiamo andando con l'ambulanza, ma voi state andando nell'incidente perché c'è anche un problema di ordine pubblico, voglio dire, quindi di sicurezza sulla strada. Quindi qualsiasi numero voi fate di 3 cifre, comunque alla fine cade al 118 o comunque al servizio di emergenza. Appunto, mantenere la calma e dire dove si è, la località, la città, no, venite subito, fate presto, c'è un incidente, sì, ma dall'altra parte troverete qualcuno che a disco rotto vi dice sì, ditemi dove siete, ditemi la città, ditemi una via, perché è inutile che io sappia qual è la gravità se non so dove mandare un mezzo. Quindi la chiamata di fatto al 118, se non ci sono, come posso dire, delle divergenze nella comunicazione, è una chiamata che deve durare per legge per noi 90 secondi, quindi più le persone si concentrano nel dare delle risposte a delle domande precise, prima inviamo il mezzo di soccorso e il mezzo più idoneo di soccorso sul posto. Quindi la località, la via, un numero civico se ce l'avete, vai. C'è un sistema di localizzazione basato su 3 parole, What 3 word, c'è un sito, c'è un'app. Siete a conoscenza, cioè sì. I servizi di emergenza sono a conoscenza? Sì, ma non in tutta Italia. Esiste in Emilia Romagna, esiste a Bologna Soccorso, esiste in Lombardia, esiste in Piemonte, noi non ce l'abbiamo. Però abbiamo trovato un escamotage noi. Nel senso che, ve lo avrei detto tra un po', ma grazie per aver anticipato questa cosa, noi non abbiamo quell'applicazione lì, non abbiamo quel sistema lì. Però proprio sotto vedete tenere libera la linea telefonica dalla quale chiamate, nel senso che poi se dovete chiamare assicurazione, famiglia, parenti, usate il telefono di un'altra persona, il telefono dal quale voi ci avete chiamato, noi lo memorizziamo,
cioè nel senso che al momento della ricezione della chiamata vediamo il vostro numero. Per motivi di ordine legale, privacy, amministrativo, noi non possiamo triangolare il telefono di chi chiama e comunque i tempi sono lunghi perché bisogna sentire il gestore telefonico tramite la polizia. Quindi tenete libero quel numero di telefono lì, perché verosimilmente se abbiamo dei problemi perché non abbiamo capito bene in realtà dove siete, vi inviamo un messaggio WhatsApp e da WhatsApp ci mandate la localizzazione. Quindi, esatto, però anche lì, sai, vi do del tu, perdonatemi se vi va bene, anche lì il fatto di poter avere un device, un dispositivo della centrale operativa per chiedere alle persone di inviarci la posizione, abbiamo dovuto avere delle autorizzazioni, e nonostante le autorizzazioni le dobbiamo avere da voi, nel senso che tu mi chiami perché hai bisogno dell'ambulanza, io non ho capito bene dove sei e tu semplicemente dici: guarda, io passo di qua per la prima volta, sono un motociclista, sono in giro per il mondo, non ti conosco esattamente, esatto, ma anche semplicemente posso dirti: sono a Conegliano, ma non so dove sono. E quindi devo chiederti: guardi, ho il suo numero di cellulare, posso inviarle un messaggio dal nostro dispositivo e lei ci invia? Anche su questa cosa c'è una procedura che bisogna rispettare, perché proprio per il discorso della privacy. Okay. Quindi, a parte che troviamo sempre chi ci dice sì, mandatemi il messaggio, noi mandiamo il messaggio, voi ci mandate la localizzazione, noi abbiamo le coordinate, eventualmente vi mandiamo l'elicottero sulla testa, insomma. Quindi per quello vi dicevo, tenete il cellulare libero una volta che ci avete chiamato. Spiegate brevemente quello che è successo, a noi interessa poco a sapere se, come prima, cos'è successo, è colpa dell'altro perché non mi ha dato la precedenza, perché a noi interessa sapere la persona che a terra è stata sbalzata dal punto di impatto, è andata a sbattere contro un camion, contro un muro, contro un pedone, contro una macchina, un altro motociclista, è quello che a noi interessa. Poi comunque le forze dell'ordine lo mandiamo lo stesso, è un problema di chi che si è colpa, ci penserà poi chi è preposto a fare questa cosa, a noi non è altro. E appunto ascoltare quello che vi dice il collega che risponde al 118 ed eseguire, adesso vedremo, le manovre che vi vengono suggerite, solo quelle. A volte vi viene detto anche: lasciate stare, anzi tenete lontano le persone da chi è della vittima, dell'infortunato, e chi è a terra, a meno che non arrivi uno e dice: guardi, sì, io sono un infermiere, sono un medico, adesso dico una cattiveria ma non importa, quindi cercate di fare stare lontane le persone, che ci sono sempre i Rambo del soccorso, no? C'è gente che anche a noi, io ricordo, scendo dall'elicottero, scendevo, adesso ormai non lo faccio più, ma scendiamo dall'automedica, scendo dall'automedica all'ambulanza di vita, e c'è sempre qualcuno che ti viene a dire: ma scusa, ma perché non fai così, ma perché non fai quella? Quindi c'è sempre qualcuno che la si allunga. L'importante è proprio quella di dire: a meno che tu non ti identifichi, che non ci sia, guarda, io sono un medico, sono un infermiere, e allora ok, però allora lui si prende anche la responsabilità di dire: scusa, parla con i colleghi del 118, perché così gli dai delle indicazioni più precise, così sappiamo anche chi abbiamo sul posto. Va detta sta roba, che nell'emergenza non c'è spazio per l'improvvisazione, non c'è per me, professionista del soccorso, questa è una parola che mi piace tanto perché mi dà molta importanza, non lo è per noi, nel senso che anche noi quando interveniamo in un evento abbiamo delle procedure specifiche, cioè noi abbiamo delle priorità di valutazione, quindi neanche noi ci improvvisiamo a fare delle cose, a maggior ragione neanche chi non è un addetto ai lavori si deve improvvisare a eseguire delle cose, a effettuare delle manovre che potrebbero essere veramente molto dannose. Quindi tanto vale mettersi in contatto col 118 e sentire, in base alle domande che vi verranno fatte, vi diranno anche se siete disponibili a eseguire delle manovre. E sono di fatto le cose che dobbiamo fare, di fatto sono, che non dobbiamo fare, sono di più di quelle che dobbiamo fare. Però già mantenere immobile una persona a terra senza fare manovre sbagliate è una gran cosa, veramente una gran cosa. E vi dicevo, anche semplicemente, quello ero io quando ero giovane, e tenere fermo l'infortunato è una gran roba.
Vai. Riguardo a tenere fermo un fortunato, mi è capitato una volta che assisteva a un incidente, si è cascato per terra e se girava tenuto solo a blocco. No, adesso lo vediamo. Però mi piace perché siete veramente molto aggressivi, mi piace questa cosa. Una cosa che potete fare, mi hai anticipato, è quella di tenere la testa in posizione neutra. Cioè proprio l'immagine è esplicativa, secondo me. Nel senso che se una persona cade, o è un ciclista che è caduto e gli si è tolto il casco o ha il caschetto, immaginatevelo anche con il caschetto quella persona lì, o se si è tolto il casco perché aveva un jet, perché se l'è tolto, la cosa che potete fare è quello di tenerlo a terra disteso, ci si inginocchia alle sue spalle e si tiene la testa in posizione neutra. Struttura ossea, non mettiamo mai le mani nel pavimento della bocca perché andremo a magari a ostruire le vie aeree noi. Però se lui è compliante, cioè se lui lo si rassicura, lo rasserena, gli teniamo la testa ferma in leggera trazione. Vado avanti e rispondo dopo a questa cosa. Stessa cosa se ha il casco integrale. Gli si sta dietro, gli si tiene il casco fermo, sulla mentoniera meglio. Non provate a togliere un casco integrale, a meno che non se lo tolga lui. Cioè se l'infortunato se lo toglie, ok. Non impediamogli di toglierlo. Se lui decide di toglierselo ed è in grado di farlo, quindi vuol dire che ha il coordinamento motorio, ha lo stato di coscienza che gli consente di coordinare i suoi movimenti, glielo lasciamo fare e poi gli consigliamo comunque di mettersi disteso e gli teniamo la testa. Cosa che gli dovete fare però è quello di slacciare il cinturino sotto gola, perché il pavimento della bocca poi è mobile e quindi se tiriamo il casco andiamo a ostruire noi le vie aeree. Quindi aprire. Anche senza togliere il casco. Bravo. O si allenta o addirittura si taglia e si apre la visiera. Spesso la visiera è già volata via se l'incidente è brutto, però si apre la visiera. Rispondo a te ora perché è importante quello che dici. Se la persona. Sì, scusa, rispondo a lui. Se la persona è collaborativa, nel senso che lui capisce che lo stai aiutando, gli dici guarda stai fermo perché è meglio per te, se hai male dappertutto stai fermo perché è meglio per te, ok, altrimenti non andiamo a tenergli forzatamente la testa, perché i movimenti di torsione del rachide cervicale, il rachide in toto in realtà, ma del rachide cervicale, se la lesione cervicale è in qualche modo contenuta, nel senso che i muscoli pellicciai del collo, i paravertebrali, tengono la lesione spinale del rachide ancora in asse, è meglio così. Se invece noi lo teniamo fermo e lui perché è agitato, perché ha un trauma cranico, perché o ha bevuto o non è in grado di collaborare, non ascolta i nostri consigli, è meglio lasciarlo stare. È meglio lasciarlo stare, perché altrimenti andremo a slattentizzare un problema che in quel momento magari è fermo. Poi se ha male da qualche altra parte sta fermo da solo, perché se ha una frattura, o non so se a voi è mai capitato, ma se avete delle fratture costali da caduta in moto, tu provi ad alzarti, non ce la fai mica, perché fa un male della Madonna, quindi capisce da solo che devi in qualche modo rimanere fermo, ma se lui è in stato di agitazione psicomotoria, o da trauma cranico, perché ha avuto uno shaker cerebrale, o perché ha bevuto, perché è in abuso da alcol o da stupefacenti e quindi non è collaborativo, perché viaggia su un altro mondo. Lasciamolo stare. Se fosse un casco modulare, vale la pena prenderlo? Sì. Sì. Certo. No, stilato no. Ma se il modulare gli alzi la mentoniera, sì. E scusa, se lo trovi su un fianco, lo devi girare o lo lasci lì? Allora. Se, adesso lo vedremo, se è su un fianco, posizionato sul fianco e lui è lì, è in grado di parlare, di respirare, lo lasciamo nella posizione in cui è. Facciamo lo stesso quello che ho detto, apriamo la visiera, lasciamo un cinturino e lo lasciamo di fianco. L'importante è che non sia prono, cioè che non sia pancia in giù e che faccia fatica a respirare. Vedremo come girarlo per domani. Sì, come hanno lesioni. Esatto, però se lui già di suo è
quella che noi definiamo, ma che conoscerete anche voi perché ormai si parla della posizione laterale di sicurezza. Se lui è già in posizione laterale di sicurezza, lasciamo lì. Se ha la testa, anche se ha la testa così, però lui, cioè se ha la testa un po' reclinata di fianco, se vogliamo aiutarlo magari e lui è in grado di alzare la testa da solo, gli si mette qualcosa di non troppo spesso sotto in modo tale che il racchide rimanga in asse, se lui però è collaborativo. Se lui invece non risponde, non parla, però respira, lo lasciamo così. Ok? Anche se è incosciente. Anche se è incosciente ma respira, ci rendiamo conto che magari è un respiro russante, ma respira, lo lasciamo così, a meno che il 118 non vi dica guardate, fate così, mettete la pancia in su perché è possibile che sia necessario fare un massaggio cardiaco. Allora la cosa cambia, ma l'operatore del 118 vi dice come fare, adesso lo vediamo. E la posizione neutra della testa, questa, è quella che avete visto nella slide prima, serve proprio a mantenere pervie le vie aeree, perché l'iperestensione della testa, cioè quella che generalmente viene insegnata, no? Di fare così per il massaggio cardiaco, nel trauma non va fatto, perché proprio iperestendendo o inclinando in avanti possiamo avere una lesione della seconda, terza o prima, seconda, atlantide epistrofeo. E mantenere la testa in questa posizione qua, in lieve trazione, proprio dal punto di vista meccanico, i muscoli del pavimento della bocca e i pellicciai del collo tirano la lingua verso il basso, quindi la lingua resta appoggiata al pavimento della bocca e naso e bocca, se riesce ad aprirla, respira. Se invece noi iperestendiamo, respirerebbe meglio, ma andremo a creargli un problema all'eventuale danno cervicale. Se invece andiamo ad aprirgliela noi e lui non è in modo cosciente, potremmo creare invece dei problemi ad altri muscoli del cranio. Ok? Quindi la posizione neutra anche nei bambini, chi ha a che fare con i bambini, nei bambini non va mai per estesa la testa, proprio perché loro hanno un collo piccolo, più si iperestende la testa, hanno il collo corto, più i muscoli spingono verso l'epiglottide, quindi la trachea, fanno più fatica a respirare, va tenuta in posizione neutra. Come ci accorgiamo che uno può avere una frattura? Quando uno lamenta dolore, che sia solo che abbia una deformità dell'arto, che abbia dolore o gonfiore, che ci sia scroscio, ma lo avverte lui, però è difficile che prenda una gamba, e c'è l'impotenza funzionale, ovvero la difficoltà a muovere l'arto, è da considerare che quella persona ha potenzialmente una frattura. E quindi dobbiamo consigliargli di stare fermo. Sta fermo da solo in realtà, perché si rende conto che meno si muove meno mani ha. Però dobbiamo pensare che abbia una frattura su quel distretto lì. Vi ho fatto vedere sotto quali sono le fratture più frequenti da caduta in moto. La prima che vedete è una frattura scomposta e frammentaria di clavicola, frattura scomposta ed esposta di ulna radio. Hai avuto? Sulla gamba. Sulla gamba. E la tibia perone, la bimaleolare. Perché al di là del dolore, poi l'intervento chirurgico, se è una scomposta frammentaria, è complicata, sì. I tempi riabilitativi. Sì. Ed è tipico di una caduta in moto. La macchina mi è venuta I tempi riabilitativi sono importanti. E infine quello che vedete lì per ultimo, mentre, perdonate il pragmatismo, ma se la frattura di clavicola, la frattura degli arti, che sia, però davvero sono in mezzo, ditemi se riuscite a vedere, perché io sono sì. Okay. Sì, no. Mentre dal punto di vista clinico e dal punto di vista del traumatico, che ci sia una frattura di clavicola che non mi impegni dal punto di vista respiratorio, cioè nel senso che non è andato a pungermi un polmone, ma è difficile a quel livello lì, anche se c'è una frattura di ulna radio o, come è successo a te, di tibia perone, è vero che ci sono dei casini eterni, nel senso che il male, i tempi di riabilitazione, però per il sanitario in quel momento lì non è un problema, perché anche se perde sangue, di fatto gli mette una garza sopra ed è una cosa che risolverà, non è a rischio di vita, perché se anche viene resecata un'arteria che passa in prossimità di quelle ossa lì, è un'arteria che è comprimibile in qualche modo, quindi riesco a fermarla. La frattura di bacino invece, che non è così infrequente da caduta in moto,
è più frequente da caduta autonoma, perché si cade di lato e quindi ci facciamo più male. La frattura di bacino di fatto è quella più grave, perché all'interno del cinto pelvico ci sono delle grosse arterie e non c'è modo di comprimerle. Quindi se noi non stabilizziamo un bacino, cioè non lo facciamo rimanere fermo, quella persona lì perde talmente tanto sangue che uno può anche morire prima di arrivare in ospedale. Quindi è fondamentale che perché poi la frattura di bacino viene stabilizzata, cioè, non è una roba che te mori per forza, chi cade in moto e si frattura il bacino. L'importante è che chi è sul posto non lo muova, che attendano che arrivi i soccorsi, che mettano una cintura pelvica, che venga immobilizzato in un materassino a depressione, che vengano infusi liquidi in modo tale o dei farmaci per tentare di fermare l'emorragia. Però quello che dovete fare voi, io non è che voglio adesso amplificare questa cosa, ma è vero, chi è sul posto fa la differenza, perché se non facciamo delle manovre sbagliate o impediamo a qualcuno che si vuole improvvisare il rambo del soccorso di fare delle cose, veramente gli miglioriamo la vita e l'outcome che lui avrà poi, uscirà fuori da questa situazione in modo migliore, insomma, e sicuramente con meno esiti. Per quanto riguarda appunto la mobilizzazione dell'arto, anche per questo motivo è importante cercare di farlo rimanere fermo quanto possibile. Perché oltre alla frattura in sé, come abbiamo visto prima, anche magari a distanza di 3 anni, però se giusta. E perché nelle fratture, quando si rompe l'osso, lungo l'osso decorrono delle arterie e delle vene, che quelle lì, come si aggiusta l'osso, di fatto poi si creano dei circoli anastomotici, quindi le arterie si riaggiustano. Il problema è che insieme ad arterie e vene decorrono anche dei nervi. E quando il nervo è stato resecato perché noi abbiamo mosso magari in modo sbagliato la gamba, lo spuntone del moncone osseo fratturato va a lesionare il nervo, e quando il nervo, il filo della corrente è stato resecato o lesionato, tu puoi anche recuperare la funzionalità dell'arto, puoi avere la vascolarizzazione dell'arto, però rischi di perdere la sensibilità dell'arto e rischi di perdere anche la motilità, perché il nervo ha una fascia sensitiva che ti fa sentire il dolore, il caldo, il freddo, e ha una fascia motoria, quello che ti consente di comandare il piede o quell'area, quel distretto corporeo. Quindi tenere fermo un arto fratturato, o anche se si ha il sospetto che sia fratturato, è il must che dobbiamo avere quando ci troviamo per strada. Questo è quello che dobbiamo fare se abbiamo un arto fratturato. Dobbiamo cercare di sorreggerglielo, tenerlo in asse e in lieve trazione, se sì, l'arto è in asse. Anche se c'è qualcosa di storto. Brava, c'è scritto infatti sotto, se vediamo che l'arto è disallineato, cioè abbiamo il piede storto, l'arto che è piegato, perché succede, o la frattura di ferro. La frattura di femore. È successo di trovare una roba del genere? Sì. Cioè io non ho fatto niente perché ho detto. Va tenuta ferma se è magari in una posizione strana, magari glielo sorreggi nella posizione in cui è. Lo sorreggi in quella posizione. In mezzo di raggio della bicicletta non è. No, brava. Non cercate di riallinearlo mai. Primo perché vi fate un male della Madonna, e poi perché andiamo a rischiare di lesionare le arterie e. Esatto, arterie e vene che decorrono lungo quell'osso lì, se noi andiamo a muoverlo andiamo ad aggravare la cosa. Quindi se è disallineato o deforme, a maggior ragione rischiamo di andare a tagliare qualcosa. Lo faccio io, cioè lo fa il personale sanitario che arriva sul posto dopo che ha valutato alcune robette, e so che se dovessi in qualche modo lesionare un'arteria che butta, prima vedrò le aureole e piume degli angeli in lontananza, però sappiamo come andare a risolvere quel problema lì. A volte per necessità, il trasporto in elicottero, se uno ha una lussazione anteriore di una spalla che è messo così e lo devo caricare nei vecchi elicotteri, è chiaro che gliela devo ridurre, perché sennò non mi entra in elicottero e quindi la devo ridurre lì. Però adesso fortunatamente con i 109, i 139
e i 169, adesso uno può entrare anche come un Cristo dentro un elicottero e andiamo bene. Però appunto, ricordatevi sempre di mantenere ferma quell'arto lì. Credo che la foto sia esaustiva, nel senso che si tiene il piede, si tiene leggermente in trazione. Quella lì è una frattura esposta, quel foro che vedete è perché era uscita la tibia e basta metterci sopra un qualcosa di pulito. Anche questa è una cosa vera, perché vi dà fastidio. Dimmi. No, non le mani sono io. Stanno magari le ginocchiere, appunto sono ingombranti. Perché a me è capitato di montagna di quanto la nuda sci, si era tutti i legamenti del ginocchio, non riuscivo a vedere, non riuscivo a capire com'era messo il ginocchio. Sì. Il fatto che a posto. Sì. Infatti, come ho detto prima, quando c'è il dolore, la limitazione funzionale, il fatto che ti fa tanto male, che non riesci a muoverlo, tu lo devi considerare già come una potenziale frattura. Se si tratta del ginocchio, capisci che è proprio una distorsione o è il ligamento, dici che non sono sempre con il menisco. Però devi rimanere fermo, è indipendente il fatto di guardare, sarà poi il sanitario che decide di tagliarti la tuta o di tagliare. Sono stato denunciato per aver tagliato una tuta in pelle di un motociclista. Addirittura? Sì. No, è successo, io ho tagliato. La vita, anche io sono stato denunciato, e ho avuto una richiesta di risarcimento danni per aver tagliato un giubbetto in pelle e dei pantaloni in pelle di una tuta. Sì, dopo un anno e mezzo che si è ristabilito, perché questo aveva una frattura di omero e aveva una frattura di femore. Quindi io per portarlo via ho dovuto tagliare tutto. E poi lui è stato bene a distanza di un anno e mezzo, e però è arrivata la richiesta dell'avvocato di risarcimento. Io vado a prenderlo, lo vedo in faccia a te. Sì. È come il fatto della legge, che cioè, se io ti chiamo e ti chiedo aiuto, è ovvio che ti do il numero, ti do cioè, il consenso a mandarmi il messaggio che poi ti mando la posizione. Cioè, il fatto che senso ha che poi mi devi chiedere se puoi, se io ti chiamo per chiederti aiuto. Eh sì, no, io poi mi metto a tuo, torniamo con il passo. No, di quella legge che è sbagliata, cioè perché voglio dire, se io ti chiamo, no, e ti chiedo aiuto, sì, è ovvio che ti do il permesso. No. Però c'è strano, non è proprio così. Nel senso che tu chiami, chiedi aiuto e io te lo devo dare. Nel momento in cui arrivo lì, se hai uno stato di necessità, che poi di fatto sono tutti stati di necessità, ma la legge è schifosa su questa cosa. Nel senso che io in teoria come sanitario, quando arrivo sul posto, devo dirti: scusa, posso tagliarti questo? Guarda che ti sto prendendo un accesso di uso e ti sto facendo questo farmaco, sei d'accordo? Se tu dici di no, e sei svenuto con lo stesso. Sei svenuto è un'altra roba, perché allora lì è proprio la missione di soccorso, io sono un sanitario, lo devo fare per, che è uno stato di necessità, lo devo fare per salvarti la vita, come lo faccio con, io non so se quello che sto rianimando adesso è un testimone di Geova e ha una frattura di bacino, sta perdendo come un vitello e ha la pressione sotto zero e l'emoglobina, cos'era? Qual è quell'acqua? Cioè dell'ossigeno in giro, se hai capito? Quindi io in quel momento lì non lo so. E quindi quando è lo stato di necessità la legge mi tutela, perché io sto facendo qualcosa per salvare una vita, quella persona lì. Però io in teoria devo chiedertelo. No, davvero? A me è successo, finalmente mi è successa la stessa cosa anche a me. Pronto soccorso mi ha chiesto se poi tagliare i pantaloni, le maglia. Però vedi, in pronto soccorso, con il bene che io voglio, con il collega di pronto soccorso ci ho lavorato anch'io molti anni fa, io adesso lavoro solo sul territorio, quindi io lavoro solo fuori, e quindi noi tra virgolette siamo un po' agevolati su queste cose, perché non te lo chiedo. Perché arrivo là, cioè taglio, e invece i colleghi del pronto soccorso, loro devono fare più attenzione ancora, perché arriva un paziente che comunque è stabilizzato, è in grado di relazionarsi, quindi a maggior ragione in pronto soccorso i colleghi devono chiedere. Infatti. No, poi è capitato anche con una pelliccia che ho tagliato all'epoca, per un periodo mi hanno chiamato Fox mani di forbice. I miei amici mi chiamano Fox, i colleghi mi chiamano Fox, e per un periodo proprio per questa cosa qua, Fox mi raccomando che deve fare sta tagliare niente, perché Fox mani di forbice per un periodo me la sono portata dietro questa cosa. Quindi sì, non è importante andare a vedere che cosa c'è sotto, lasciatelo fare casomai ai sanitari quando arrivano, che delle volte nel caso appunto di un dolore improvviso da caduta che non riesce a capisco che se non vedo sangue che esce dalla tuta
è una distorsione, dirò povera Cristo, sta qua se la franto mai i legamenti, però la porto in un soccorso, poi magari con l'antidolorifico riusciamo a togliertela, la tuta senza toglierla, però non necessariamente bisogna aprire tutto, tenere fermo la gamba anche con una tuta da sci indossata. Uno dei miei ultimi voli in heli, sono un nostalgico, perdonatemi, mi veniva bene metterla lì. E quando è vero che dobbiamo muoverlo il meno possibile il ferito dal luogo dell'evento, ma se dobbiamo spostarlo necessariamente anche di poco, perché magari è sul bagnato, perché è in una situazione di pericolo, perché magari c'è un carico sospeso, non so, è caduto vicino a un camion, il camion è in bilico, il camion ha qualcosa sopra che potrebbe cadere e noi lo dobbiamo spostare, lì non dovremmo farlo. Però è anche vero che se noi lo lasciamo lì e casca qualcosa, questo qua, oltre ad avere magari una lesione del rachide, però gas a vita. Quindi con quello che possiamo fare, e vi consiglio sempre, chiamate il 118 perché declinate ogni responsabilità, perché quando il collega del 118 vi dice di fare delle manovre, a quel punto lì è il 118 che si prende carico dei vostri movimenti. Siamo noi i responsabili delle indicazioni che vi diciamo. E per quello vi chiediamo sempre di essere molto precisi nelle informazioni che vi chiediamo, perché sono in base a quello che voi ci dite che vi diamo delle indicazioni. Poi è chiaro che la responsabilità è mia, se ti dico guarda fai un massaggio cardiaco oppure tiralo via da lì, ma come tiralo via è chiaro che non è colpa tua se poi sto qua ha una lesione del rachide, aggrava una frattura, perché te l'ha detto il tipo del 118. Scusa, ma le telefonate vengono registrate? Tutte. Se chiamo a casa e dire, ma come si dice, fate insulina, è registrata, se non uso il mio, cellulare, sì. Sono tutte chiamate registrate, per motivi medico-legali, naturalmente. Sì, no, appunto per quello, perché poi succede male qualcosa, dire che... No, certo, sì. Perché dopo, me l'ha detto, sì, è vero, me l'ha detto lui, perché è registrato. È registrato, sì. Sì, sì. Quindi per quello lo dico ora e lo risottolineo. Mettetevi sempre a disposizione, siate collaborativi con il 118, perché di fatto, e lo vedremo anche poi con il legge, che alla fine voi siete tutelati da un verso e lo siete tutelati da, se chiamate noi e seguite le nostre indicazioni, siete a maggior ragione tutelati, perché la responsabilità di quello che fate sul posto è mia. Scusate, mia, io parlo così perché lavoro al 118, però è del 118, è dell'ente preposto a darvi delle... Anche se noi facciamo, nonostante le informazioni ricevute, è una manovra sbagliata. Certo, perché è un danno calcolato per noi, nel senso che se io chiedo a te di fare un massaggio cardiaco e tu non hai fatto un corso specifico, io ti do delle indicazioni, nel senso che noi siamo addestrati a dirvi come fare. E però è chiaro che io non mi posso aspettare che tu faccia un massaggio cardiaco come Dio comanda, quindi la frattura della costa, l'eventuale altro tipo di lesione ci sarà, però è talmente prioritario a mettersi a massaggiare quella persona lì che la responsabilità non è tua, perché tu non sei un addetto ai lavori, e in ogni caso tu puoi sempre dire me l'ha detto. L'articolo 54 del codice penale lo dice, ma dopo lo vediamo, che non puoi essere perseguito per una cosa che hai fatto, che avete fatto per salvare la vita a qualcuno, o non puoi essere perseguito perché qualcuno ti ha detto di farlo, e questo qualcuno non è un tipo che passa a passare, ma si gioca, ma ti chiedevo a passo se ti voglio fare, se ti voglio capire. Siete d'accordo su questa cosa? Ma te l'ha detto un operatore del 118, la chiamata è registrata, e in quel momento io mi sto assumendo la responsabilità di quello che ti sto dicendo di fare. Cosa, no, è importante sapere questo, è importante, perché se no uno... No, ma grazie per questa cosa, l'avrei detto comunque, perché è prevista questa cosa, però... È importante che la... Se non contrario, se il 118 non dice fai il massaggio cardiaco, non me la sento paura. Puoi non farlo. Lo vedremo anche questo, perché il 593 del codice penale dice che al di là degli operatori che sono preposti a fare quel mestiere lì, quindi forze dell'ordine, 118, 115, che loro sono preposti a fare quel tipo di servizio, e loro non mi possono dire no, mi non faccio. Posso dire io, se sono per strada, no, non lo faccio perché magari è pieno di sangue, non ho i guanti, io non devo mettermi in pericolo, però devo fare delle manovre di base che devo fare come sanitario. Il cittadino, che non è quello che noi definiamo laici, per legge, nel momento in cui hanno chiamato l'ente preposto della serie, guardate, sono in incidenza, voi siete a posto dal punto di vista medico-legale, non medico-legale, dal punto di vista civico e legale. Perché voi avete attivato chi è preposto a fare quella cosa lì.
però è chiaro che nel momento in cui ci chiamate, se ci mettete, se vi mettete a nostra disposizione, ci fate una, no, no, a me no, relativamente, insomma, ma lo fate alla persona che è lì, perché voi... Presumo che se uno di voi, quando io chiamo il 118, mi dice di fare una manovra qualsiasi, che lo chiede a me, vuol dire che sono dei casi estremi, certo. Perché voglio dire... Certo. Però succede anche che ti dicono... Cioè vuol dire, ah, no, che è meglio di niente, esatto, meglio di qui. Esatto. Al giorno d'oggi, con tutte quante le scuole che si fanno, non si potrebbe fare un po' una base? No, noi stiamo lavorando a livello regionale, provinciale e regionale, per fare dei corsi addirittura nelle scuole medie e superiori, lo stiamo facendo. Però tu di fatto trovi delle persone che ti dicono: guarda, io non me la sento. Addirittura c'è chi dice, anche magari al papà, che ti chiama, cioè ti chiama il figlio e ti dice: guarda, il mio papà è disteso per terra, che non risponde. Guarda, se ti do delle indicazioni per un massaggio cardiaco, riesci a farlo? No, non me la sento. Non so. E quindi non... Tanto meglio, magari sei per strada, dice: guarda, io non lo conosco, vedo sangue dappertutto, non ho dei guanti, cioè io non... Ok. Sì, sì. Io non posso obbligarvi, anche no, perché no. Se la gente sappia, però, da giovani, come potrebbe... Sì, sì, però un po' per, come posso dire, dal punto di vista emotivo personale è comprensibile che uno dica, certo. Allora, no, c'è gente che banalmente va a farsi il prelievo e svie perché vede l'ago, non è perché è una pippa fiappa come dicono a Venezia, è proprio perché come uno ha gli occhi azzurri, uno ha gli occhi neri, uno ha una determinata sensibilità a quel tipo di pratica. Quindi se uno mi dice di no, ci fermiamo, insomma, e sappiamo che lì non abbiamo qualcuno che in qualche modo ci possa aiutare. Scusa Roberto, ma se una persona frequenta un corso per il nostro corso, piuttosto che un corso del 118, quello che ti prepara un'uscita, a quel punto ha la responsabilità, devi intervenire o no? Certo, se avete fatto un corso BLSD, e avete fatto un corso BLSD accreditato, io sì, adesso dico io sì perché io sono direttore di corsi base e corsi avanzati, io attesto da un'associazione scientifica italiana riconosciuta dal Ministero della Sanità che tu, nel tuo nome, perdonami, Walter. Che Walter ha fatto questo corso ed è abilitato ad eseguire determinate manovre. Quindi tu mi chiami e dici: ho fatto un corso BLSD, a posto. Io ti dico: ok Walter, grazie, stiamo arrivando, dammi dei feedback, dimmi da quanto tempo stai rianimando, dimmi che cosa aveva quando sei arrivato, però tu sei doppiamente obbligato, perché anche se sei un laico, però hai fatto un corso abilitante, cioè quel corso lì ti abilita a fare quelle attività lì. Se non lo fai, puoi essere in qualche modo perseguito perché non l'hai fatto pur avendo fatto un corso accreditato. Non vieni perseguito se facendo il massaggio cardiaco hai rotto delle costole. I corsi IRC, quelli che faccio io e che fa Scuola di Sanità, sono accreditati da IRC, che è un'associazione scientifica riconosciuta a livello internazionale, in Italia, ma a livello internazionale, ed è riconosciuta dal Ministero della Sanità. Quelli lì sono programmati in modo tale che tu fai un corso, vieni attestato, vieni accreditato, però è previsto, è l'istituto proprio che ti chiama dopo 2-3 anni a fare un corso di retraining, perché sei in un database e vedono da quanto tempo non l'avete fatto. Secondo me si dovrebbero fare più spesso, cioè perché anche da noi ci fanno ogni tanto. Però se io lo faccio sul manichino ogni 4 anni, cioè posso non anche ascoltarti per telefono. No, però se l'hai fatto, io te lo dico per telefono, considera che a me, e parlo per me, è capitato di dare indicazioni a una ragazzina di 13 anni che è tornata da scuola e ha trovato la nonna di 70 per terra, dice, dai ovviamente non ho mai fatto un corso BLS, dicendole come deve fare, lei ha fatto, i colleghi sono arrivati sul posto, lei stava massaggiando bene, hanno intubato la donna, l'hanno ripresa e la donna poi è venuta con la nipote 6 mesi dopo a salutarci. Quindi voglio dire, non è necessario, se lo fai meglio, perché quello che ti dico ritorna nel cassetto della memoria, non è che ci sia fatta. Però se si sta attenti, anche una bambina di 13 anni riesce a rianimare una nonna, e un papà riesce a far nascere un bambino al telefono e non sei un ginecologo. Quindi voglio dire, se uno si mette a disposizione in una situazione di collaborazione con chi è da questa parte, noi siamo abilitati e addestrati a dare indicazioni anche a far nascere un bambino se capita. Dimmi, quanto è valido un corso BLSD? Io l'ho fatto, ma i BLSD
per non addetti ai lavori sono validi 3 anni, per gli altri invece 2 anni. No, perché io l'ho fatto quando bisogna rifarlo e dopo non l'abbiamo rifatto, a parte bisognerebbe rifare i referenti, perché devi stare al lavoro, bisognerebbe sentire i referenti o il responsabile del vostro servizio che si attivi per attivare gli enti, mica solo scuole di sanità, ci sono altri enti in giro per tutta Italia, IRC, che accreditano i corsi. Ma tu hai notato, ma sono validi 3 anni, nel senso che dopo 3 anni tu non puoi più fare l'addetto? No, non è che non puoi più. Comunque. Certo, esatto. Sei magari ti sei perso, sì. Esatto, comunque ti sei perso qualche aggiornamento delle linee guida, le modalità di ricevimento. Sì, però quello è. Io esatto, io in macchina, a differenza magari di altri colleghi che hanno un sacco di roba, io in macchina solo i guanti. E già fai tanto. Guanti e non in moto, ma non in moto, ma in macchina ho una pocket mask che dopo vi faccio vedere. No, in macchina, magari una coperta sarebbe utile. Una coperta per. Guarda, secondo me prima di tutto i guanti. Guanti. E al giorno d'oggi una mascherina. Le cassettine del pronto soccorso. Esatto, nelle macchine ci sono anche le cassettine del pronto soccorso. Quella in amianto, sì, la metallina è una isotermica. Servono anche in moto. Che quella lì occupa anche poco spazio, te la tieni lì ed è sia per il caldo e il freddo in base a dove la gira. Sì, però voglio dire, quando si hanno dei guanti. Io per esempio in moto ho solo i guanti sotto il sellino. In macchina, oltre ai guanti, ho una pocket mask per l'eventuale ventilazione bocca a bocca, però dopo ve la faccio vedere. Ditemi. Quello che vedete lì è proprio il come spostare una persona all'altra. È abbastanza semplice, intuitivo, io non credo che bisogna fare un corso per farlo. Se dobbiamo spostare qualcuno, siamo da soli, lo sappiamo, lo tireremo. Quello è una manovra che ha anche un senso dal punto di vista osteo-articolare, perché se noi lo prendiamo da dietro e tiriamo, rimane comunque in asse israchide in toto. Non andiamo a fare movimenti di torsione, l'unica cosa è cercare di trascinarlo e avere la testa appoggiata qua magari. E fargli incrociare le gambe, sì, fargli incrociare le gambe in modo di stabilizzare il bacino, che non ci cada da una parte o all'altra. È chiaro che lo sposti di pochi metri. Se invece siamo in più persone, se si è in più persone, l'altro, cioè, lo si prende proprio da sotto in asse, uno tiene la testa come vi avevo detto prima e lo si sposta in asse. E comunque si fa solo e sempre su indicazione. Sì. Uno non può prendere. Oh Dio, delle volte è quello che viene definito il rischio calcolato, no? La sicurezza per definizione non esiste, pura. È chiaro che se si è sul posto viene spontaneo a. Se vedi che c'è un imminente incendio, che anche dicevi tu, o è sul gasolio e c'è tanto caldo e rischi che il gasolio no, magari perché ha un tempo di combustione più basso, però, cioè più alto, perdonami, ma magari c'è benzina o ci sono esalazioni pungenti che possono provenire da una cisterna che è del, anche se non prende fuoco ma potrebbe inalarlo e quindi intossicarlo, ha senso spostarlo. Chiami il 118, però voglio dire la prima cosa che ti viene da fare. Poi se te lo dici 118, perché magari ti dice, ma scusa, il pannello del tenere, cos'è? Che numeri vedi? Allora mi comunichi, io so cos'è, ti dico, guarda, non importa, è liquido alimentare o è. Oppure ti dico, guarda, fai una cortesia, è meglio che lo tiri via se ce la fai, se non ce la fai, buonanotte, però dico allontanati tu, perché arrivo sul posto e oltre a soccorrere quello che è caduto, devo soccorrere anche te. E ora, siccome devo parlare di un'ambulanza, è brutto. Ok? Ma incrociare le gambe, sembra che non abbia fratture? Sembra che, ammesso che non abbia fratture, ma anche se ha una frattura della gamba, se noi gliela teniamo allineata, gliela spostiamo, per noi, anche se andiamo a lesionare la gamba, però il nostro obiettivo è quello di non andare a lesionare il bacino, perché la gamba, casomai, gli mette un laccio emostatico e non perde più sangue, ma se il bacino sanguina, non gli metto un laccio emostatico al bacino, deve arrivare un'ambulanza che ha una cintura pelvica e che tira il bacino. Quindi, comunque non lesionare la spina dorsale. Esatto, ma tirandolo non gliela lesioni. È che se tu lo giri che rischi di lesionargliela. Però tu incroci le gambe e la spina dorsale, cioè, finisce alla lombare. E quindi. Cioè, in sostanza, i due concetti di base su cui noi dobbiamo puntare in queste situazioni qui è evitare torsioni e usare la trazione più che la pressione. Esatto.
la pressione solo se c'è un'arteria che zampilla e sale. No, basta anche un dito. Una mano. O una mano. Con dei dati. E se abbiamo un guac, meglio. No, perché metti una classica cintura. No, il lato emostatico va messo solo in casi particolari di amputazione o subamputazione di arto o di un'arteria che sanguina dove non è sufficiente solo la compressione. Perché facendo compressioni in un punto, tutto il distretto corporeo a valle è irrorato lo stesso. Perché il sangue passa da altre parti. Se tu invece lo chiudi e non lo chiudi in modo corretto, tutto il distretto periferico rischia di andare in ischemia e quindi per un problema che magari può essere risolto tu gli mandi in ischemia l'arto. Sì, ma lo molli una volta, un minuto peso. Rischi di perdere più sangue. È solo anche di sangue? No, metti un pugno sopra. Oppure può essere che l'operatore di centrale dice guarda, sì, mettigli una cintura, tanto so che nel giro di 3-4 minuti, 7 minuti arriva un'ambulanza lì e poi decide il collega che arriva. Però dipende tanto da quello che mi dici quando io ti faccio delle domande. Scusa, prima se mi ricordo hai detto che la telefonata dura 90 secondi. Sì. Allora, ma dura di più se ti tengo... Dura di più, chiaro, dura di più se mi dice ma fate presto, ma quando arrivate, ma fate cosa state facendo lì. È chiaro che più mi insultate della serie 118 buongiorno, ma maledette cosa si deve fare? Ma bello peso che la persona... se vuoi non è vista, cioè, no, non sapete, no, ma mi vengo dentro il tefro, sono 118. Se vuoi ho registrazioni, la pazienza del personale medico, ragazzi miei, ti dici vabbè. Dimmi, capitani, a volte episodi di panico e lo capisci, a volte proprio maleducazione pura. Mi è capitato diversi incidenti mortali, ma se ti vedevi là al momento che ho chiamato il 118, ma non mi sono mai pensato di sognare di insultare. Non è così scolesato. Ma io mi sento usare, che mi ho cercato tirare fuori a Osea, ma non sono stato punto tirare fuori. C'è mai 118, va calmo dopo, ma sono sognato per 3-4 giorni. Perché... Pensa quando lo facciamo noi, che in teoria sì, sì, guarda, ti dice, non vi ammiro, mi non sarei... Però... Dopo te lo porti a casa. Madonna, ti resta per lo so, lo sappiamo, quando ho avuto a che fare, io mi occupo di emergenze pediatriche, sono un referente per la formazione pediatrica e mi occupo dei trasporti di patologia neonatale e quindi quando tu intervieni in un incidente dove ci sono dei bambini, tu vuoi essere anche... quadrato nelle cose che devi fare, ma presente, sarà perché ormai sono diventato vecchio e quindi la mia componente emotiva è cambiata, perché lo riporti, no, ai tuoi, io non ho figli ma ho dei nipoti e dei pronipotini, ma non ti abitui mai e non ti abitui mai, impari a gestire l'emotività chiaramente, perché sennò vai a fare un altro mestiere. Però è vero che sì, è importante che te le porti a casa, ti resta per sempre. Sì, sì. Delle volte te le porti a casa. Però per chi è sul posto bisogna dire anche che non dovete mai trovarmi nella situazione di essere voi in pericolo. Quindi state al telefono, se voi state al telefono con noi nelle emergenze, poi è chiaro che se devo dare il consiglio al nonno che ha la pressione alta, che perde il sangue da naso, che ha il vomito, diarrea, è chiaro che sto al telefono di più. Però nelle situazioni di emergenza, incidenti stradali, arresto cardiaco, shock anafilattici, la chiamata è di 90 secondi, delle volte anche prima. Se so già dove siete, la chiudo prima. Scusami, perdonatemi, la chiudiamo prima, perché ci rendiamo conto di quello che c'è dall'altra parte. Se invece la persona è a terra, nella foto purtroppo non si vede granché, ed è prono, e bisogna agire. Se lui respira bene e è cosciente, lo lasciamo così. Se invece alla domanda dell'operatore di 118 vi chiede ma secondo voi è sveglio, vi parla, e voi dite no, non è sveglio e non mi parla, come respira secondo voi? E voi dite va, secondo me non respira, o mi dite che è un respiro russante, un respiro sbuffante, io vi devo chiedere di girarlo, perché anche se è una lesione del rachide bisogna fare un massaggio cardiaco e il massaggio cardiaco è priorità a tutto il resto. Un mio insegnante di neurochirurgia ci diceva, ma ormai per noi è veramente la priorità, nel senso che come sanitari la nostra priorità è salvare l'uomo, e anche se poi resta tetraplegico non me ne frega, nel senso che prego. No, io mi scuso, mi scuso per questa cosa, però è un dato di fatto, nel senso che se ho una persona lì
preferisco avere il dubbio o il rischio che rimanga tetraplegico piuttosto che muoia. Poi dal punto di vista etico ne possiamo parlare fino a domani mattina. E un'altra cosa che non è simpatica da dire, soprattutto per chi appunto non è un addetto ai lavori, io devo pensare quella persona lì come un potenziale donatore organi, quindi lo devo rianimare. Ma quando doni no, esiste davvero, anche se incosciente. O sei morto dopo ti stai spento. No, vabbè, per esempio corne, per esempio, corne, sì, ci sono delle parti che. Oppure può essere che. Io le vengo, voi l'avete massaggiato, io arrivo alla morte cerebrale ma riesco a rianimarlo, perché non solo con il massaggio cardiaco ma con manovre avanzate tipo farmaci, la defibrillazione, noi riusciamo a far partire meccanicamente quel cuore lì, però siamo consapevoli che dal punto di vista cerebrale buonanotte, quindi io lo porto in ospedale, rimarrà in rianimazione ed è un potenziale donatore. Ma l'espianto di organi fai quando la persona è ancora viva o è appena deceduta? Perché se viva sente, tra virgolette. No, ma il corpo è vivo. Tu hai un cuore battente con le macchine, ma hai una morte cerebrale. Cioè però il cuore batte ancora. Ma perché c'è la macchina? Ma le macchine è tenuto attivo o da farmaci o da macchina. Da macchina. Oppure c'è quindi anche l'espianto. Quindi lui gli espianti di organi, non so, cioè non soffre. Assolutamente è morto. E in ogni caso il cuore si ferma e poi si esegue l'espianto, come la donazione del cuore, per esempio il polmone che la persona deceduta, fa deceduta per tempo, è che viene mantenuta nelle condizioni tali da preservare quell'organo. Però non voglio entrare in questo argomento. Quando una persona invece è distesa a terra bisogna girarla. Bisogna girarla in asse, nel senso che se questa persona è a terra e decido che la devo girare, è chiaro che devo cercare di portargli sulle braccia. Se sono così, qualcuno mi deve aiutare a rimettere il braccio così, perché se mi girate cado sopra questo braccio e faccio una lesione, quindi devo portarlo in alto, devo portarli sulle braccia, in tre persone uno tiene la testa. E se sono da sola? Se sei da sola lasci così. Se non hai nessun altro che ti possa aiutare, uno tenendo la testa e altri almeno due girarlo insieme, poi ci lasci. Ma se sei 118 ti chiede, dice, se posso sono... farlo così così così? E io ti così chiedo, in quanti... esatto, e io ti chiedo, in quanti siete lì? In due. Se uno tiene la testa, l'altro ce la fa a girarlo? No, non importa, lascialo lì. Immaginavo che fosse meglio tenere la testa. No, perché se tu mi giri da questa parte, va bene che rimanga giù questo. Quindi. Se invece mi devi girare da questa parte e io ho giù questo, ci cado sopra. Schiaccio. Se poi non sono cosciente e quindi ho la perdita del tono muscolare completo, rischio di lussarmelo, perché ci cado sopra. Però sono anche con una muscolatura come la mia o il grasso come il mio. Okay. Quindi bisogna proprio tirarglielo su. Anche perché poi una volta girato resta in una posizione consona, invece ce la sotto. Poi, cioè. Ma per girarlo con i corsi che si fanno nelle dita e mettere le ginocchia di dietro e far così con uno che tiene la testa, mettere le ginocchia così e sotto la sua schiena lo prende avanti, no, pian pianino lo gira, se è a pancia in su, no, se è distirato in posto così per rigirarlo a pancia in su, sì. Mettere le ginocchia dietro pian pianino, sì, certo, ti tieni i ginocchi dietro come vedi, sì. Adesso qua è tutto rosso, è una vecchia foto. Però vedi che uno è alla testa, due, uno è ai piedi, proprio gran lusso, e due sono dall'altra parte. Vedete che uno tiene la testa, gli tira su il braccio, non si vede, ma ce l'ha anche l'altro tirato su, e lo girano dalla loro parte, cioè lo girano così. Sì, due, tre. L'ideale sarebbe in tre. Quello sto ai piedi, toglietelo, non è così importante. Quello che gli tiene la testa sia importante e i due, uno tronco e spalla, l'altro bacino e un arto. Se uno, come me, riesce a tenere, perché sono grosso, riesce a tenere la spalla e bacino, quello che ha la testa me lo giro. Tiene la testa in asse e io me lo giro. Accompagna la testa nel movimento. Per non risonare la schiena, la colonna. Esatto. Mi è spontaneo pensare che se succede un incidente, fermare subito qualcuno, se sei da solo.
quando succede un incidente, almeno che non tu, sai tu che sei il tuo compagno di viaggio, però quando succede e sei in colonia, tipo, allora sì, vale la pena chiamare aiuto se c'è qualcuno in una casa vicina. Però quando succede un incidente per strada, ragazzi, lo sapete anche voi, se ferma il mondo, tocca mandarli via. Sì, tutti da sola. Tocca mandarli via. Anzi, spesso e volentieri ve lo diciamo noi, perché c'è un casino, scusi, dica alle persone che sono lì, che è in linea con l'incendio 18, che si allontanino, per favore, che stiano buoni. Bisogna che uno si imponga, di fatto, no? Bisogna che uno prenda un po' la gestione della scena e se chiama il 118 ha maggiore autorità, perché dice: ragazzi, scusate un attimo, ma va il 118 in linea, sa ne parlare. Okay? Quindi già facendo così tu riesci a riscuotere un po' più di autorevolezza. Succede che chiama in tanti dopo il 118. Sì, infatti quando succede un incidente in autostrada le nostre sei linee sono e con più linee sotto, sì, grazie, lo sappiamo già, chiediamo solo, perché poi il nonno della centrale, dico: ragazzi, prima di mettere giù la chiamata e dire sì, lo sappiamo già, chiedete, perché a volte succedono degli incidenti nella carreggiata opposta, e noi siamo allo stesso chilometro, ci dicono dello stesso incidente, sì, vabbè, ok, a posto, invece no, magari dall'altra parte, proprio per guardare l'incidente da questa, si tampona un'altra volta e tu hai un incidente, sei convinto di averne uno, in realtà ne hai uno dall'altra parte, però quando succede un incidente, cioè, per quei due minuti, tre, la centrale esplode. Sì.